Ciao a tutti, oggi riprendiamo la nostra miniserie di fotovoltaico in pillole con la nostra seconda puntata. Si può installare un impianto fotovoltaico su un condominio? Certo che si può installare un impianto fotovoltaico su un condominio. Anzi, si può scegliere tra due modi o forse tre di installarlo. Si può installare un impianto fotovoltaico che dia energia solo ai servizi comuni, quindi al contatore condominiale, quello che dà da mangiare energia alle luci, alle luci esterne, all'ascensore. Oppure si può pensare di installare un impianto fotovoltaico o più impianti fotovoltaici dove il tetto lo permette, che siano a servizio di ogni condomino o comunque ogni appartamento del quale il titolare ha voglia di avere un impianto fotovoltaico. Addirittura le nuove norme da un anno a questa parte ci permettono anche di fare autoconsumo collettivo. Quella norma, diciamo, collegata alle comunità energetiche, ma questo tipo di norma, questo tipo di opportunità sono legati ad altri video che abbiamo già fatto e che potete andare a vedere nel nostro canale YouTube. Questa poi è una domanda che ci viene fatta davvero molto spesso. L'impianto fotovoltaico funziona anche con basso irraggiamento solare oppure funziona anche d'inverno quando il sole non c'è? Quando non vedo il sole, l'impianto funziona? Io in 12 anni non ho mai visto un impianto fotovoltaico che un giorno non si sia mai acceso perché non c'era abbastanza irraggiamento. Okay? Ricordiamoci sempre che non parliamo della luce del sole che deve battere sull'impianto fotovoltaico, sui pannelli, ma si parla di irraggiamento. Irraggiamento sufficiente a far partire l'impianto fotovoltaico c'è sempre ogni giorno. Poi dopo chiaramente la produzione di energia è bassa nei giorni in cui si produce poco, chiaramente è bassa più d'inverno in dicembre, però un impianto fotovoltaico che non si accenda un giorno non c'è mai stato, sembra fatto che non fosse guasto chiaramente, però il irraggiamento sufficiente c'è sempre per far partire l'impianto fotovoltaico. Questo è proprio di ieri, un signore entra in azienda e ci dice: come faccio ad avere un impianto fotovoltaico a costo zero? Non ci sono impianti fotovoltaici a costo zero. Acquistare la materia prima costa, fare le pratiche, fare progettazione costa, installazione costa. Le aziende stanno in piedi se fatturano e se portano a casa incassi. La sensazione di non pagare c'è sempre stata un po' nel campo del fotovoltaico. Anni fa c'era il conto energia, quindi portavi a casa con la produzione di energia incentivi che ti dà il GSE talmente tanti soldi che avevi la sensazione che ti ripagavi l'impianto, magari facendo un finanziamento. Oggi c'è il super bonus 110 che ti permette di trasformare in credito d'imposta quello che è il valore di un impianto fotovoltaico. Sono tutte agevolazioni bellissime che ci permettono di installare impianti, che ci permettono di farci installare a casa nostra gli impianti, ma non esiste un impianto fotovoltaico a costo zero. Occorrono dei lavori di muratura per integrare il sistema elettrico? No. Dipende dalla casa, dipende da cosa vuole vedere il cliente, dipende da com'è la configurazione dell'abitazione. Solitamente però il problema è, no, il problema, le criticità quali sono? Quelle di venire giù con i cavi solari dal tetto e di andarsi a collegare agli inverter e poi al quadro generale, quindi bisogna trovare dei percorsi. Grossi lavori di muratura non ce ne devono essere, delle canaline, forare il muro, portare i cavi da una parte, cercare magari delle posizioni anche meno visibili. Però direi che lavori di muratura, intesi per quelli che sono lavori di muratura, lavori edili, non ce ne sono, non c'è necessità quando fai un impianto fotovoltaico. Quanto costa l'allaccio a e distribuzione per un impianto fotovoltaico?
Parliamo oggi solo di residenziali, perché ci sono vari scaglioni, quindi più l'impianto è grande e più c'è bisogno di pagare a e-distribuzione affinché ci sia la connessione dell'impianto alla rete. Questa domanda ci è stata fatta spesso da persone che hanno una casa, quindi in ambito residenziale. In ambito residenziale è molto semplice. Per una pratica ordinaria basta pagare le 36 euro di domanda di connessione più le 122 poi per l'allaccio, oppure in una pratica semplificata solo le 122 euro punto e basta. Quindi siamo attorno ai 150-160 euro in tutto. Quindi questo mettete a budget se dovete fare un impianto fotovoltaico. Domanda ricorrente, ma che ha negli anni trovato risposte diverse. Quanto spazio serve per l'installazione di un impianto fotovoltaico? 10 anni fa vi avrei detto, per ogni kilowatt che installo ho bisogno di 8 metri quadri. Oggi invece, con l'evoluzione che c'è stata, quindi con la maggiore efficienza dei moduli fotovoltaici, possiamo dire che per ogni kilowatt fotovoltaico che vogliamo installare ci bastano solo 5 metri quadri di tetto o di terreno o di superficie piana. Quanto tempo occorre per l'installazione di un impianto residenziale? L'installazione di un impianto residenziale è molto veloce. Possiamo pensare che non più di 2-3 giorni di cantiere siano necessari. Dovete tenere presente che dobbiamo prepararci un po' in ambito di sicurezza, si deve andare sopra il tetto. Un impianto residenziale può essere di 10 moduli e magari in un giorno li installiamo, ma poi se sono 20-24 magari c'è bisogno di più di un giorno. D'estate ci sono più ore di luce per lavorare, d'inverno meno, quindi diciamo così. Devo fare un impianto residenziale, devo pensare che a casa mia avrò personale Soladria per 2-3 giorni ed avrò completato però la parte tetto e anche tutta la parte elettrica. La seconda puntata della nostra miniserie fotovoltaico in pillola finisce qui, ma guardateci e riprendiamo subito con la terza puntata. Per rimanere sempre aggiornati, cliccate il link in descrizione, iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanellina e infine, se questa serie vi è piaciuta, mettete un like.